ragazzi, ben ritornati al vostro gioco. Siamo arrivati finalmente nel primo appuntamento con Formula 1 2014, ragazzi. Allora, intanto, prima di tutto, volevo ringraziare la Walk Italia per avermi fornito questo gioco. Quindi, ovviamente, come sempre, link in descrizione del sito per se volete andare a acquistare qualche gioco, ragazzi, ve lo consiglio perché ci sono degli ottimi sconti. È un ottimo sito, veloce, è proprio allucinante, ragazzi. Quindi, ve lo consiglio veramente. Intanto, io, ragazzi, volevo andarmi a fare una partita multigiocatore online. Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Partita veloce, raga, giusto per incominciare a prenderci un po' la mano. Intanto, invita amici, no? Modalità gioco sprint, trova gara. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualche gara bella cagliarda. Ci siamo, ragazzi, abbiamo trovato una gara. Siamo in tre per il momento, perché siamo solamente in tre. Però va benissimo lo stesso. È giusto per farvi vedere. Oh, sto con la Red Bull io? Gagliarda, raga. Ma coglioni. Quindi, speriamo di trattarla al meglio questa Ferrari, perché sto abbastanza incasinato che non so proprio come se gioca praticamente. Cioè io la prima partita che faccio non so neanche quello che devo spingere. Allora, messa a punto, pneumatici. Questo ce ne frega niente, ingegnere. Ah, scendi in pista, perfetto. La gara inizia fra 28 secondi, ragazzi. Sono emozionato, sono veramente emozionato. Siamo in tre, ma dobbiamo classificarci primi, ragazzi. Immediatamente proprio. Poi ovviamente, ragazzi, se vi piacciono questi video vi invito a lasciare tantissimi pollici in su. Se volete altri video su Formula 1, sperando di trovare parecchia gente. Quindi, mamma mia, ragazzi, siamo pronti. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Sono carichissimo, ragazzi, sono carichissimo. Ok, la visuale penso che questa va bene. La grafica pure, ragazzi, non è che è male, eh. Non è male la graficuccia, eh. Intanto andiamo a giocherino che parte l'azione, ragazzi. Sono pronto. Sono carichissimo. 3, 2, 1. Via. Va così, accelera al massimo e partiamo. E si parte. Ragazzi, giocherino fa una partenza allucinante. Ci siamo, Semir Gerkan. Semir Gerkan. Oh, non avevo visto la curva, ragazzi, guarda quello. Quello tanto è andato fuori di pista, ma non vale così. Non si va a raccogliere la cicoria. Ma non vale, dai. Comunque, ragazzi, io penso che se sto gioco dovremmo tipo trovare tutti quanti i giocatori. Cioè, tipo se siamo 17 o quanti dovremmo essere. Penso che sia fighissimo. Ok, ho fatto una curva di merda. Quello mi è venuto appresso. Ottimo. Vai così, giocherino, sono secondo. Pure se andiamo secondi su terzi, ragazzi, non è male comunque. Allora, dai, così, porco, cerchiamo di recuperare, però. Dobbiamo stare perché. Perché, ragazzi, ho levato tutti quanti gli aiuti, ho levato tutto quanto perché per farlo più realistico. Quindi sta tutto, diciamo, nelle mie mani. Sta tutto nelle mie mani. Infatti, ho levato gli aiuti in coda e tutto il resto. E io non so come si affrontano queste curve perché. Però, ragazzi, non ce la stiamo a cavare malissimo, eh. Non ce la stiamo cavando malissimo. Il giocherino che fa delle curve eccezionali. Ma è così. Intanto quello che ci sta praticamente distaccando di 4 secondi. Ma no, dai, si è interrotto quell'altro cretino. Se n'è andato. Ma porca miseria. Devo cercare di primo. A me. Oh, madonna, mi stava ancora qua la curva. Bastardo. Sì, quello se n'è proprio andato, raga. Spingi con sta carrozzella. Vai, due giri, raga. Spingi con sta. Madonna, 5 secondi di distacco mi ha dato. 5 secondi di distacco, raga. Iaiero. Ciao, Core. Te raggiungo domani. Vai tranquillo, non ti star preoccupare. Può andare senza di me, non c'è nessun problema. Il secondo giro l'abbiamo fatto. Siamo all'ultimo giro, dovrebbe essere l'ultimo giro. Ci ha distaccato di ben 9 secondi. Una caccola proprio. Vai tranquillo, Joker, che lo stai andando benissimo. E adesso mi sono imparato a fare qua la curva. Ottimo, dopo che mi ha rotto il culo. Quello tipo già sta andando al traguardo un'altra volta. Ma tu stiamo, sono perso pure di vista, raga. Ah, sì, che colla, capirai. Già sto sull'altro rettilineo. Che te lo dico a fa? Madonna, sta curva la faccio sempre una merda. Non c'è niente da fare, raga. Sta curva la faccio un po' di schifo. Niente, raga, quello mi ha proprio distaccato in un modo allucinante. Cioè, non lo vedo più neanche nelle curve. Ecco, infatti quello già arriva dal traguardo. Io non so neanche se faccio in tempo. Vabbè, no, sì, faccio in tempo. 2 minuti. Eccola qua, la curva. L'ultima curva, ragazzi. Però posso dire che siamo arrivati secondi. Cioè, l'obiettivo l'abbiamo raggiunto, ragazzi. Secondi su terzi. Anche se quello è uscito. Siamo arrivati secondi con. Quanti siamo arrivati in ritardo? Con 5 secondi di ritardo. Mamma mia. Ragazzi, vabbè, ce ne facciamo un'altra sperando di trovare qualche un po' più di gente. Ci siamo con la seconda gara, siamo sempre in tre, ragazzi. Quindi, non so, forse c'è qualche impostazione perché trova solamente 3 giocatori e poi dice slot disponibili. Però non mi sembra che entra altra gente. Quindi devo cercare di vedere se c'è qualche impostazione da mettere. Oppure nella ricerca che sbaglio io a fare forse 3 giocatori. Quindi, per il momento, ragazzi, siamo sempre in 3. Quindi il tempo che poi mi ci abituo con questo gioco e farò la ricerca quella più gagliarda. Oppure possiamo fare la ricerca Gran Premio che c'ha 7 giri, quindi potreste che giocherà più gente. Vediamo un attimo. Intanto scendi in pista, noi siamo pronti, non ci frega proprio niente dalla vettura. Ragazzi, comunque
la prima gara è giusto il tempo che ci devo riprendere, ci devo prendere un po' la mano, perché non ho mai giocato a un Formula 1, cioè, parliamoci chiaro, già quelli sulla PlayStation al massimo. Quindi sto un attimo così e devo cercare, ma adesso sto giro mi hanno dato tipo una scatoletta di Ferrari, ma che mi hanno dato? Prima c'aveva la Red Bull, ma una scatoletta. Vabbè, va bene lo stesso, ragazzi. Quindi 7 secondi si parte. Marussia, uno c'ha la Ferrari e l'altro c'ha la Mercedes. Ottimo. Solo io c'ho la Marussia. Che cazzo ne marca è sta cosa? Marussia, va bene così. Dai, siamo pronti. Pronto? Non mi accelera, devono accendere i motori. Eccoli. Stiamo partendo, ragazzi, Stiamo partendo, siamo sempre in tre. Le spacco il culo. Uno. E si parte. E si parte un bromantino. Ma è un bromantino, vai così. Beh, così, intanto il Mercedes l'abbiamo distaccato. La Marussia. Oh, come accelera la Marussia. Madonna mia, mettiamoci subito dietro per prenderci un po' di scia. Semir, sto giro te rompo il culo. Sto giro te sfondo, Semir. Oh! Ma che bastardo! Ma sei un cretino, Semir! Portacci tua! Una volta stava a fare una curva fatta bene, oh! Bastardo, mi sentivo... non mi gira più la macchina! Uffa, mi ha rovinato già la gara all'inizio. Quello non vale, però. E che palle! Mamma mia, vi acchiappo con tutta la mano. Tanto che sfracellate qualcuno di voi da davanti, no? Niente, primo giro è andato, ragazzi. Ma è proprio di... Cioè, guarda, c'ho la convergenza pure sbagliata. Mi gira da su qua. Va tutto, pende a sinistra sta macchina. Con sto rosso mantruppato. Che questi già mi hanno distaccato in un modo allucinante. Ma non vale, raga. Ero partito benissimo la prima gara. E non mi gira bene. Non mi gira per niente la macchina, raga. Mi devo frenare tipo tantissimo per far girare sta macchina. Intanto che mi hanno distaccato in un modo allucinante. Cioè, io no. Non ci saranno speranze, raga, su ste gare. Io arriverò sempre ultimo. Potremmo essere anche in 25, io arrivo 27esimo. Cioè, ma di quanto mi hanno distaccato? Di 6 ore. Di 6 ore. Ma io non è possibile che ogni gara gareggio da solo, porca miseria. Ogni gara vado da solo, io praticamente. Ma dai, ma non va bene. Ecco, 10 secondi. Ma che sarà mai, ragazzi? 10 secondi su una gara, quanto dove? Vedo pezzi di macchina, quindi potrebbe essere che qualcuno si è sfracellato. Niente, non mai una gioia che qualcuno si sfracella, solo io mi faccio i botti. E te pare? E adesso dovrei solamente sperare, visto che siamo all'ultimo giro, che tipo quei due là davanti fanno un botto abnorme perché si stanno stuzzicando. Quindi devo sperare quello io, raga, perché sono qua veramente. E tipo se sto facendo... Madonna, non gira proprio sta macchina. Cioè, ha fatto quell'incidente iniziale, mi ha rovinato quello, mi ha rovinato proprio. Spero che si sfracciano tra di loro, raga, perché sennò qua sto veramente messo in una merda allucinante. Gira, 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 macchina di merda, non gira più ormai, non c'è più. Questi ci hanno finito, porca puttana. Ma ci hanno finito, io arrivo, un attimo, arrivo. Madonna mia, raga, quanto sono lento. E spingi, carrozzella, porco due, sto cagariola a gareggiare io, sto cagarioletta, oh. Mamma mia, che macchina di fantozzi sto. Dai, corri, corri, spingi, spingi. Guarda quanto va storta, mo penna a destra. Ma che c'ha la convergenza, andata a fanculo. Vabbè, almeno ho concluso. Ragazzi, terzo, con ben 21 secondi di distacco. Sto proprio forte. E certo, il mio esulta. Cioè, no, raga, ma il mio esulta perché è arrivato terzo. Ma sappi che sei arrivato terzo su tre. Cioè, fate in calcolo. Siamo in quattro, siamo in quattro, perfetto. Io, come solito, parto ultimo. No, sono terzo, sono terzo. Vabbè, meglio da niente. Siamo pronti, raga. Madonna, mi serve un po' di concentramento. Mi serve un po' di concentramento. Perfetto, ci siamo. Che dolore, mi sono preso lo spigolo. Vai, raga, sto giro, porca puttana. Devo cercare di stare più possibile attaccato ad avversari. Ma c'è la sta motoretta. Vai così. Intanto dietro il culo abbiamo una Ferrari. Ma davanti, Westbrook White. Ci abbiamo Westbrook Bright. Ci siamo. La prima curva, tutti frenano. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Sì, ho fatto una curva fatta bene. Ma perché però mi superano sempre lo stesso? Mannaggia la miseria, mi attacco dietro al boccio del culo di qualcuno. Ma te l'ho rotto di coglioni, piaci? Oh, ma neanche la scia via sta macchinetta del cazzo che c'ho. Vai così, piano piano. Vai piano piano, che curvetta, raga. Vabbè, ho già un passo avanti che siamo attaccati al culo. Perché non prende scia? Accelera, accelera. Macchinetta brum brum. Vai, oh, raga. Zitti, che già sto superando i miei limiti, eh. Cioè, già che sto facendo queste curve mi sto sentendo male. Ancora che sto attaccato al culo di qualcuno. Questo perché va a prendere la cicoria? Forse c'è un sorpasso di giocherigno! C'è un sorpasso di giocherigno! Oddio, mi sto sentendo male, raga. Mi sto sentendo male, ho sorpassato uno, sì. Mi sto sentendo male, raga. Mi sono incasato tantissimo. Fatemi guidare. Fatemi guidare che mi spacco il culo a tutti. Arrivo. Arrivo.
Gira, 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 Ambramantino, gira. Ma questi quanto corrono quelli là davanti che c'hanno il culo, il nos, eh? Non è possibile. Vabbè, ma combatto per terzo posto. Almeno sto in mezzo a qualche macchina pure io sto giro. Vai così, giocherigno. Oh, questo che ci sta dietro al culo, raga. Ci sta attaccato al culo. Ma io non so come si usano, tipo, l'alettone. Dico, ne posso usare tante altre cose. Ma io non so come, che cazzo di tasto devo usare. Non lo so proprio, quindi... giocherigno, giocherigno. Che stronzata. Meno male che non avevo peggio di me. Bravo, bravo amico. Quello tanto mo uscirà in un modo bruttissimo. Uscirà, quitterà quello, so sicuro. Perché ha fatto niente una curva di merda. Ragazzi, ce la possiamo fare però. Io credo in me. Ragazzi, nel frattempo io sto distaccando quello dietro a me. Ma quelli avanti praticamente se ne stanno andando in un modo tragico. Cioè, oddio, neanche tanto mi stanno avanti. Neanche tanto. Dobbiamo fare bene le curve, ragazzi, perché ce l'abbiamo tipo qua. Perché stanno sbagliando un pochino anche loro. Quindi forse si stanno stuzzicando un po' troppo. Però comunque gli stanno sempre avanti, ragazzi. Stanno sempre tanto tanto avanti. Vai, giocherigno, che curvetta. Giocherigno, che curvetta. Devi cercare di recuperare. Devi cercare di recuperare Gervigno. Sì, Gervigno, andiamo bene. Magari, guarda, se c'avevo Gervigno qua a piedi, penso che correva più della mia macchina. Quindi, tranquillo, Gervigno è quadrato. Mi metti loro due e mezzo, stiamo a posto. Vai, che ce la posso fare. Oh, che è sta curva di merda che stavo a fare. Madonna mia, ragazzi. Questi già hanno finito. Mortacci vostra. Vabbè, vaffanculo. Almeno terzo su quarto ci sono arrivato. Sì, terzo su quarto. Terzo su quarto. Meglio di niente. Meglio di niente. Non sono arrivato ultimo, regà. Non sono arrivato ultimo. Mi dispiace per te. Questo giro sei arrivato ultimo. E vaffanculo, che sei preso ad arrivare. Comunque, ragazzi, il video di oggi può finire qua. Ovviamente, se volete altri video su Formula 1, ragazzi, mi raccomando, ditemelo. Se lo avete anche voi, possiamo tranquillamente... Adesso puoi esultare sul podio 3 su 4, già meglio di niente. Esulta, butta il volante in aria e dato un faccia. Bravo, sei uno stronzo, bravissimo, tutti 10 like. Allora, raga, dicevo, se qualcuno di voi c'ha Formula 1 e vogliamo giocare insieme, me lo scrivete nei commenti. Ragazzi, ci ammazziamo di Formula 1, che penso che sia una cosa fighissima. Intanto qua usciamo. Niente, ragazzi, io vi invito a lasciare tantissimi pollici in su, di passare nella pagina di Walk Italia, sempre in descrizione, c'è il sito, scusate, quindi andate a comprare qualche bel giochetto se vi può interessare, vi arriveranno subito i codici. E niente, raga, tanti pollici in su, commentate, condividete, al prossimo appuntamento posso giocare, ragazzi, scrivetemi nei commenti se volete altri episodi di Formula 1. Bella!